Cambiamo ancora argomento. Al lago di Castel San Vincenzo è giunta la barca dell'associazione Pagaie Rosa, composta dalle donne alle quali hanno diagnosticato un tumore al seno. Oasi delle Mainarde, lago di Castel San Vincenzo, Monte Malerosa. Siamo le Pagaie Rosa, un'associazione composta da donne che hanno avuto il tumore al seno. Il Dragon Boat è una barca lunga 13 metri, l'abbiamo portata qui al lago dell'Oasi delle Mainarde con diciamo, l'intento di far nascere una squadra in Molise, quindi avere le Pagaie Rosa anche in Molise. Dall'accoglienza ricevuta sia dal sindaco sia dal parco qui dell'Oasi delle Mainarde vedo molto interesse e spero davvero di riuscire a portare tutto questo rosa anche qui. Oggi questo male mi sembra meno killer rispetto a ieri. Sì, fortunatamente sì, anche se il numero delle nuove diagnosi è sempre in aumento, grazie anche appunto alla diagnosi precoce perché c'è sempre molta attenzione. Diciamo, le terapie e gli interventi sono sempre più mirati e da questa malattia se ne esce. Sicuramente avere anche uno scopo, un obiettivo, fare qualcosa di diverso aiuta moltissimo. Indirettamente diamo una mano anche alle famiglie perché la donna operata, una volta che si deve poi reintegrare, no? Sia nel suo ambiente familiare, anche in quello lavorativo, se è una donna che ha più fiducia in se stessa perché magari si rimette in gioco, no? Anche con questo sport, ha un'influenza positiva anche sulle famiglie perché vedono che la donna in qualche modo è più serena, ha un obiettivo, ha uno scopo e riesce a vivere meglio anche la sua malattia. Ma a Roma dove andate, come fate per praticare questo sport? Mica andate sul Tevere. Sul Tevere anche si può andare, però noi siamo al lago di Castel Gandolfo. Infatti la cosa carina sarebbe far nascere anche un gemellaggio tra questi due laghi, no? Perché vedo delle amministrazioni comunali abbastanza attente a questa iniziativa.